Buonasera a tutti ragazzi, qui Wolfmuth in questo nuovo live. Adesso ho deciso di fare Italia contro Uruguay, la vendetta per la partita, e posso garantirvi, come naturalmente non ci sarà l'arbitro voluto che darà cosa a caso, anche perché mi sa che non c'è neanche Suarez. Comunque come si dice, la formazione l'ho cambiata un po', visto che comunque FIFA diciamo che non è che si è adatta tanto a quella che è la realtà, quindi per questo motivo la formazione è, vabbè, saltiamo questa, vi faccio vedere velocemente. È sempre il 3-5-2 con Buffon, Basile, Veloce, Chiellini, poi Pirlo, Candreva, De Rossi, Marchisio, Cerci, Rossi e Immobile. Qui, come vedete, poi comunque la difficoltà che sto giocando è dilettante, perché adesso lo so che molta gente si è un po' lamentata del fatto che giocavo esordiente, ma ragazzi, non avete, secondo me la gente non aveva capito che l'obiettivo di quel video era farci due risate, non era sicuramente dire io sono figo perché faccio 5-6 gol al Brasile con l'Italia. Adesso ho deciso di mettere un po' anche perché. Metto in mezzo per Rossi. Tanto lo so che mi fanno gol. Sì, vabbè. No, ragazzi, come non detto, c'è l'arbitro pagato, l'arbitro corrotto, come al solito. Tanto mi fa gol. Mi fa gol, lo so. Sì, che poi se stavo fermo la paravo, vabbè. Non mi puoi sbagliare. Cleverson. Poi anche loro. Avanza palla al piede. Non si dà il CRC. Scarica su Chiellini. È riuscito ad arginare il tiro. Vabbè, ma cavoli! Ma ce l'ha fatta a fare un passaggio decente? Capito che avete fatto schifo? Ma ce la fanno. Ah! Non ce la fanno a passarla! Palla, avanza verso Ma è l'area. assurdo pensare Riuscirà come a ci sia concludere questa gente occasione? libera e Gioco di passaggio. non la servono. L'assistente Ok. alza la bandierina, si E riparte poi alto. non so bene come mai abbiamo tolto Suarez, perché prima mi ricordo che c'era. Cioè, abbiamo provato a fare una partita e c'era. Però Immobile. la prima nella partita dell'Uruguay magari l'hanno tolto perché si vede che la FIFA non sta tanto bene i Si va cannibali. lungo, palla al tiro. Tiro centrale, facile per il portiere. Marchisio. Allora, passo a Pirlo, poi fai partire Ciro, vai Ciro, vai Ciro, E vai si lascia la Ciro. palla fuori dal campo. Se adesso qua l'unico modo è passare da Pirlo e andare avanti. Di tacco. Ma che è? Ma cosa bella? Dai Ciro, mamma Gioco mia. chiuderà con una rim. Una Cerci. globale, perché io no, giustamente ragiono sulle globali, è una globale migliore, non per niente il fatto che non è solo da me a Di fare il decidere, pallone. perché Parato. secondo FIFA fanno schifo. Potentissimo. Si libera bene dell'avversario. Ma che Il poi pallone Pirlo rimbalza lì, al ma cosa piede. ci fa? Cioè, ho capito che voglio, cioè, proprio messo Salta come il cose pallone. che voglio Candreva. tanti Buffon inserimenti, ha però parato per questo. De Rossi. Rossi, Candreva, vedi il movimento di De Rossi che vede Ciro. Gonzales. Fa niente. Cerci, cerci, cerci! Colpisce la traversa, ma non è finita. Immobile, mamma mia. Mentre io, per Rossi. esempio, ho preso un palo e un tiro che poteva andare Palla benissimo adeguata. dentro. Ecco il tiro. Immobile! Grande coraggio da parte del difensore. E l'arbitro manda tutti a prendere un Ma tecnico cosa fa supplementare. Siamo Pirlo? Vabbè, 1-0. si è suicidato, Poi c'è ragazzi. Pirlo l'assistenza di purtroppo si è Immobile. suicidato. Dai, Il 1-0. secondo. Skill a caso, ragazzi. Cioè, io gli skill non li so fare. Ma neanche i giocatori si fanno per questo. Rossi. Dai, Rossi, 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 Rossi. Splendido gol
Giuseppe Rossi, ragazzi, 1-1 il pareggio. Forse è meglio far giocare lui, forse di Balotelli, forse, con Mobile. Italia che sta attaccando bene, mamma mia, Ciro. Forlan, no, ma ragazzi, c'è uno che si chiamava Forlan, non è andato. Era un po' dell'Inter, forse. Che però era stato un bidone. Adesso non so perché, ragazzi, non è che seguo tanto il calcio. Rossi, Rossi. Rossi, 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 Giuseppe Rossi, 2-1, mamma mia, infatti Bandelli l'ha lasciato a casa, va bene che FIFA, penso dire FIFA è una mezza finta come penso potete vedere. Vabbè, Rossi scatenato. Ragazzi, ma ho capito che sta giocando dilettante, però fino a questo punto, cioè questo mostra proprio come l'intelligenza artificiale di FIFA sia un buco nell'acqua. Che non vedo come mai abbia messo due terzini quando magari poteva mettere dentro Candreva che comunque è un esterno. Un attimo, ma Candreva è un esterno. Poi c'è anche Cerci che alla fine poteva anche fare l'esterno. Ok ragazzi, che comunque nostra sporca figura, quei tre gol mancati li abbiamo fatti. Mobile in mezzo per Pirlo. Vabbè, lasciando il fatto che fa un po' faceva altro gol. Cioè, sono un robot, non so che cavolo faccia Pirlo. Pirlo in mezzo per Chiellini. Si è visto. Mamma mia, ma Chiellini. Vuoi far vedere Rossi, vabbè. Perché si vuole fare qualche sostituzione. Sì, perché lo faccio correre tanto. Sì, come al solito me lo ricordo, quindi faccio praticamente tutti nello stesso tempo. Cerci, l'ultima azione. Va Cerci, va Cerci, va Cerci, Cerci, Cerci! E c'è il gol. Sì, ragazzi, anche su dilettante l'ha presa in giro. Ma che poi è assurdo perché tipo adesso io avevo giocato una partita sempre che ero qua con un mio amico un po' di tempo fa e tipo eravamo riusciti a fare i gol praticamente in finale, cioè eravamo 2-1. Poi ora c'è Godin che sì, che è tipo 90 di velocità, di controllo. Ma che cavolo è? Doveva proprio beccare, doveva ancora lì, doveva. In italiano doveva fare schifo, però. La vita non è che si può. Immobile, immobile. Apre tutto! E c'è il gol anche di Ciro, 5-1. Io direi che è finita, ragazzi, quindi vinto 5-1 Italia. È assurdo, ragazzi, lo so che non dovrei aver fatto la dilettante perché avevo cambiato dilettante, ma poi è crashata la. C'è proprio crashato il gioco. Sì, vedete un po', come vedete proprio non c'è, vabbè. Comunque, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Lasciate un commento, iscrivetevi, lo so che ho giocata a dilettante. Magari soltanto per divertirci, non sicuramente per dire che sono più forte di voi, ci vediamo al prossimo video.